Qual è la differenza tra una ragazzata e un atto di bullismo? La differenza tra una ragazzata e un atto di bullismo e cyberbullismo, cioè tutta quella serie di atti che poi vengono postati in rete, rappresentano dei veri e propri comportamenti vessatori, ripetuti nel tempo, insulti, offese che sono reiterate. Quindi si tratta di atteggiamenti che purtroppo diventano delle vere e proprie aggressioni e che riguardano fasce di giovani che vanno tra i 7 e i 18 anni. Sono convinti di fare degli scherzi, sono convinti di fare delle ragazzate. In realtà in ballo ci sono delle responsabilità che riguardano i giovani e che sono molto forti e delle quali non sempre gli stessi ragazzi hanno consapevolezza. Come è cambiato il bullismo negli anni? Gli episodi sono aumentati o diminuiti? Naturalmente con l'evoluzione della tecnologia c'è stata un'evoluzione anche in negativo di quelli che sono i comportamenti legati al bullismo. Il bullismo non è altro che un contenitore dove dentro ci sono talmente tante fattispecie, talmente tanti comportamenti. Comunque dalle statistiche che noi abbiamo attraverso le segnalazioni e le denunce, oggi un minore su 3 è vittima di bullismo. Peraltro non sono vittime soltanto i maschietti. Oggi vediamo come si è evoluto anche un comportamento di bullismo da parte delle ragazze, il cosiddetto bullismo in rosa. Noi siamo da un anno a questa parte, anzi siamo alla seconda edizione di un progetto che si chiama Una vita da social e che è incentrato in particolar modo sul fenomeno del cyberbullismo. Andiamo in giro naturalmente per dare consigli, suggerimenti, una vera e propria campagna di prevenzione sui rischi e pericoli della rete e sulla consapevolezza invece di utilizzare la rete come uno strumento, un'opportunità. Quali sono gli strumenti di cui si può avvalere una vittima di bullismo per difendersi? Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, come Polizia di Stato siamo ormai presenti con tantissime campagne di educazione alla legalità, in collaborazione anche con il MIUR, ma anche con delle partnership che si occupano della sicurezza in rete. Noi andiamo ogni giorno con i nostri poliziotti nelle scuole ad incontrare gli studenti e da qualche tempo abbiamo in campo anche delle operazioni di insegnamento, di formazione, informazione anche con gli insegnanti. Tra i canali di comunicazione diretti che i ragazzi possono avere con noi come Polizia di Stato segnaliamo il sito istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it. Come Polizia Postale delle Comunicazioni abbiamo poi un nostro portale www.commissariatodps.it, oltre a delle mail dove possono raggiungerci anche i dirigenti scolastici per i progetti educativi, uno dei quali è progettoscuola.poliziapostale@interno.it, e poi per i ragazzi che hanno i profili sui social network segnaliamo anche una pagina Facebook per il progetto Una vita da social, dove si potranno divertire, vedere immagini, sentire commenti degli altri ragazzi e verificare anche già dei messaggi di legalità. Molti ragazzi pensano che l'essere minorenni li preservi da qualsiasi tipo di responsabilità o di pena. È vero? Assolutamente no. Ragazzi, attenzione, perché potreste essere passibili di gravi conseguenze. L'abbiamo detto, il bullismo è un fenomeno. All'interno di questo contenitore possono esserci delle fattispecie di reato, dalle ingiurie alle lesioni, alla calunnia, alla diffamazione. Quindi rendetevi conto che l'imputabilità a cui potete andare incontro potrebbe avere gravi conseguenze anche per il vostro futuro. Cosa rischia una persona che compie atti di bullismo? La fedina penale sporca? Se è al di sopra dei 14 anni, la persona ovviamente risponde personalmente, ma anche qualora fosse al di sotto dei 14 anni, questo non la rende meno responsabile,
e comunque bisogna pensare che sui genitori ricadranno le responsabilità sia per un'azione penale che per un'azione civile. E al di là di questo aspetto, quello che è importante è far capire ai ragazzi che tutto ciò è a tutela di loro stessi. Per chi tra voi si sente bullo e per chi tra voi si sente invece vittima di un bullo, a tutti lo stesso messaggio. Nessuno di voi si deve sentire superiore o inferiore all'altro. Non cercate di aggredire chi vi sembra che possa essere più debole, né tantomeno il debole reagisca con un comportamento altrettanto aggressivo. Questo non serve assolutamente a risolvere i problemi, e quello che noi vi consigliamo è di rivolgervi alle persone che voi ritenete più vicine, a quelle a cui volete confidare qualsiasi cosa possa darvi preoccupazione. Siate migliori e siate sempre pronti a riconoscere le vostre responsabilità.